Buongiorno. Allora, oggi l'argomento non è calcio, o meglio, è ciò che a volte ruota attorno al calcio, ed è una roba che, se confermata, è inquietante, no? Mi riferisco a quanto riportato questa mattina sul Corriere dello Sport a proposito del dossieraggio, inchiesta dossieraggio, dossier illegali, l'opera di spionaggio nei confronti della Juventus. Se tutto fosse confermato, se queste indiscrezioni venissero confermate, saremmo di fronte veramente ad una situazione molto grave, e nella quale la Juventus è naturalmente vittima di una cosa molto, molto grave. Da cosa si parte? Da queste strane coincidenze tra avvenimenti che riguardano la Juventus anche di sponda e attività di spionaggio illegali. Partiamo dal famoso esame di Suarez. Arriva Suarez, sostiene questo esame e lì comincia l'attività di spionaggio. Emergono le situazioni legate a questo esame. Spionaggio illegale. Illegale. Andiamo oltre. Agnelli annuncia la Superlega nell'aprile 2021. Subito dopo inizia lo spionaggio illegale dei suoi conti correnti. A giugno viene annunciato, inizio giugno, il ritorno di Massimiliano Allegri. 7 giorni dopo vengono spiati i conti correnti di Massimiliano Allegri, perché lì si vociferava di denaro, flusso di denaro su giochi, scommesse online, eccetera. Adesso non so quale fosse onestamente l'attinenza con tutto questo. Andiamo oltre. Durante l'estate si viene a sapere che, insomma, Cristiano Ronaldo ha deciso di lasciare la Juventus. Cosa succede? Che magicamente si va a spiare il profilo di Cristiano Ronaldo, i conti e tutto quanto gli sta attorno. Naturalmente, altra strana coincidenza, e questo porta gli inquirenti a ritenere che tutta questa attività di spionaggio, sempre secondo le indiscrezioni, fosse volta ad evitare o ad impedire il trasferimento di Cristiano Ronaldo al Manchester United, e che quindi la Juventus beneficiasse dell'introito dei soldi ricavati dalla cessione di Cristiano Ronaldo al Manchester United. In sostanza, l'idea che si starebbero facendo gli inquirenti è che tutte queste attività fossero volte a recare nocumento, dunque danno, alla società Juventus, la allora società Juventus, capeggiata da Andrea Agnelli, arriva bene, Cherubini, inizialmente Paratici, Nedved. Ripeto, si dovrà rispondere del fatto che ci siano queste coincidenze strane tra questa attività di spionaggio e il verificarsi di questi avvenimenti. Tra l'altro, uno degli indagati dice: ma io non ho mai utilizzato questi strumenti come ricatto nei confronti della società bianconera. Non lo sappiamo, ovviamente non possiamo dire sì, non abbiamo le prove, non si può accusare di nulla. Però tutto questo è veramente inquietante, è veramente grave. E vi dà l'idea di quanto la Juve sia da sempre nel mirino di qualsivoglia investigazione. Gli scopi, se sono confermati, se verranno confermati quelli degli inquirenti, creare nocumento alla società. A quale, per quale fine, e soprattutto da parte di chi? Perché comunque l'indagine deve essere partita da qualcosa o da qualcuno, illegale, ma partita da qualcosa o da qualcuno. Perché è la domanda che ci si fa in primis, no? Chi ha interesse, a chi conveniva che la Juventus avesse dei danni? Naturalmente non possiamo rispondere, non siamo in possesso di informazioni di questo tipo e probabilmente non lo sapremo mai.
non lo, ma evidentemente qualcuno aveva interesse a che la società Juventus, a che alla società Juventus venisse arrecato un danno importante. Ma al di là di tutto questo, poi l'altra motivazione, perché indagare sulla Juventus ti mette in risalto, perché ti fa acquisire popolarità, perché è trapelata anche questa sfumatura. E questo vi dà l'idea di quanto, ripeto, la Juve sia al centro dell'attenzione, come nessun'altra società in passato e come non accadrà mai a nessun'altra società in futuro. Qui non si vuole fare del vittimismo, anche se in questo caso la Juventus è vittima di questo dossieraggio illegale, se tutto verrà confermato, ok? Non si vuole fare del vittimismo, ma una semplice constatazione di quanto la Juventus sia da sempre e sarà per sempre all'attenzione di chiunque. La cosa che lascia straniti è che una società non prenda posizione. Oddio, io credo che se ci fossero ancora i vecchi dirigenti in questo momento un comunicato sarebbe uscito. Questa società non ha nulla a che vedere con l'attività precedente e naturalmente non si può esprimere su quanto sta avvenendo. Ha sempre tenuto una linea morbida anche l'anno scorso durante l'inchiesta plusvalenze e quant'altro, però un po' di incazzatura da tirare fuori, no? Che riassuma un po' tutta quanta la storia di questa società che comunque puntualmente viene messa nel mirino, legalmente o addirittura illegalmente, ogni tanto credo che ci vorrebbe. Mi riservo questo ultimo minuto di video per le questioni più prettamente di campo, e sono quelle riguardanti la decisione del giudice sportivo di stamattina, che ha fermato, come immaginavamo, Dusan Vlahovic, giustamente per quello che ha combinato, per un turno, quindi salterà Juve-Lazio. Potrebbe rientrare nella partita di Coppa Italia di 3 giorni dopo, ma non è così sicuro. Sono andato a documentarmi sulla dorsalgia. La dorsalgia è un dolore provocato da un'infiammazione nella zona della colonna vertebrale dovuto a posture sbagliate, traumi, eccetera, eccetera. Non è una cosa di poco conto. Ora, ovviamente noi non conosciamo l'entità della dorsalgia di Vlahovic, ma non è di per sé una cosa di poco conto. È una cosa che può, nei casi estremi, cronicizzarsi, ma che può comportare anche uno stop significativo. Naturalmente alla Juve si augurano di no, diciamolo, soprattutto per il giocatore e poi per questo finale di stagione che sta diventando assolutamente fondamentale. Sia chiaro, non voglio creare nessun allarmismo, sono semplicemente andato a documentarvi. Andatevi a leggere dorsalgia, le cause, le prognosi, i tempi, eccetera, eccetera, e ve ne farete eventualmente un'idea, con la speranza naturalmente che si tratti di una cosa lieve e che sia già in campo Dusan Vlahovic per Lazio-Juve del 2 aprile di Coppa Italia. Iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera.